Bucarest. Centro commerciale di Bucarest. Parlamento. Stinchi di maiale, costine, peperoni ripieni, funghi fantastici, ora qua grigliata mista, costine, ora qua pollo, pesce. Nonostante in centro ci sarebbero dei parcheggi validi per i camperisti, nel senso che i parcheggi costano veramente poco, parliamo di circa 3 euro per tutto il giorno, parcheggi custoditi in centro città, però noi comunque abbiamo deciso di passare questi giorni, cioè le notti, di passarle in periferia, soprattutto in questi parcheggi enormi dei centri commerciali. Uno per il casino che di notte c'è in città che non ci lascia dormire, mentre qui invece si sta tranquilloni. Due, perché possiamo lasciare liberi i cani e paradossalmente questi parcheggi sono la miglior soluzione in assoluto. Meteo continua a cambiare, sole, 30 gradi, si suda in maniche corte, poi arrivano ste ondate, si vedono qui nuvole nere, stavo ammazzando. 4 giorni che giriamo Bucarest, in largo, in lungo, ci mancano ancora un paio di cosette come le terme che teniamo per mercoledì, perché poi il giorno dopo Nicole dovrà prendere l'aereo per tornare in Italia, mentre io proseguirò verso la Croazia e poi probabilmente ci rincontreremo. Il progetto è di intraprendere un cammino di, boh, può darsi una settimana, 2 settimane, 3 settimane, da veri backpacker con zaino in spalla, tenda. L'avventura sarà quella di camminare non solo senza appoggiarci a strutture ricettive, ma pure con 3 cani, quindi sarà veramente un'avventura. Bucarest è una città che in linea generale non ci è piaciuta molto,
come tante città in realtà che abbiamo visitato e che vengono descritte come bellissime. Bucarest è una città abbastanza grigia, c'è molto cemento, c'è molto degrado, a randaggi non ce ne sono. Nonostante ci siano i mezzi pubblici, metro, autobus, filobus, bla bla bla, vanno tutti in macchina. Un traffico della Madonna. Tu qualsiasi semaforo incontri è rosso. Il rosso dura 4 giorni, il verde dura 3 secondi. Non è una città sporca rispetto al resto della Romania, che invece è caratterizzata spesso da immondizia. Al di là dell'elenco dei siti e delle cose da visitare che si trovano sui classici siti turistici, che noi guardiamo e non guardiamo, sia chiese, cattedrali, monumenti storici dell'impero romano, queste cose. I parchi sono belli anche se non sono curati, però hanno una morfologia molto bella, è piacevole camminarci dentro, ci sono strade larghe, pulite, sono gli street fooder, ci sono poi delle sculture, delle giostre, dei laghetti, dei baretti, ristoranti. I parchi sicuramente, 4-5 parchi e poi la Old City, che non è solo il centro storico, viene proprio chiamata la città antica di Bucarest, che è un centro molto molto denso dove si concentrano locali, pub, ristoranti, bar, insomma di tutti i tipi, dove è piacevolissimo sedersi e fare quello che noi ormai facciamo in ogni viaggio, che si chiama people watching. Apro Spritz, Hugo Spritz, ci spacchiamo sui divanetti e godiamo in silenzio nel guardare semplicemente le migliaia di persone che ci passano davanti, coppie, famiglie, ragazzi, ragazze, vestiti in tutti i modi, di tutti i tipi, ed è veramente, è carino passare qualche ora così semplicemente a guardare la gente che ci passa davanti. Diversi italiani a Bucarest, soprattutto addì al celibato e addì al nubilato, cioè ce n'era uno dietro l'altro, gli italiani si fanno riconoscere già due isolati più in là, li senti dalle urla e dai cori da stadio, quindi ecco arrivano gli italiani e in effetti così era. C'è stata una scena mentre stavamo facendo people watching. Ad un certo punto abbiamo visto tre poliziotti che hanno iniziato a correre e a urlare e abbiamo visto un arresto in diretta di un tipo, però non si sa bene per cosa, insomma vabbè, poi l'hanno arrestato e l'hanno portato via. Per il resto non abbiamo mai avuto la sensazione di essere in quartieri o zone pericolose. Per esempio adesso siamo comunque in periferia, centri commerciali, è pieno di telecamere, la polizia gira. Quindi è una città secondo me sicura in linea generale. Con i cani si gira molto serenamente, è una popolazione che comunque ama i cani tanto quanto gli italiani. Non è certo, qui non ci sono i supermercati e i cinema che accettano i cani e credo che anche nei ristoranti e nelle pizzerie non amino molto clienti che entrano con 40 kg di cane. Ma prossimi giorni andremo a vivere e a visitare le terme di Bucarest, che sono le più grandi d'Europa, con anche dei record, adesso non ricordo, degli scivoli più lunghi, saune, cose, piscine, vasche, non vasche. Quindi ancora qualche giorno qui e poi il nostro viaggio in Romania volge al termine. Molto soddisfatti di questo viaggio, di questa esplorazione, di questa avventura. Ce ne sono successe anche questa volta di tutti i colori, ma siamo stati, dai, sempre capaci di gestire ogni situazione, secondo me, nel modo giusto. Abbiamo bruciato una batteria, quindi oltre che rischiato l'incendio, siamo rimasti per 24 ore senza energia elettrica. Poi un bravo allestitore camper ce l'ha sistemata. Abbiamo quasi perso la piccola Jack Russell nei monti Carpazi, nei boschi, perché ad un certo punto ci siamo girati, non c'era più. Cioè, ma nel giro di un secondo e mezzo era completamente sparita. Dopo più o meno 40 minuti è tornata, chissà dove è stata. Non è un cane che si allontana in genere più di 5 metri dal gruppo, quindi non sappiamo assolutamente cosa sia successo. A causa delle zecche i nostri cani hanno preso una malattia delle zecche, che ci ha comportato un ciclo d'antibiotici, la visita in un ospedale veterinario. E quindi insomma non ci siamo fatti mancare nulla, ecco, anche sto viaggio qui. In Romania ci sono tanti problemi, ci sono tante cose da risolvere, tante cose che non funzionano e che non vanno. C'è molto da migliorare, però sta crescendo rispetto a un'Italia che invece è sempre stagnante e statica nelle sue problematiche economiche. Ormai il lavoro a cui si trova, il costo della vita è molto simile a quello italiano, se non addirittura più conveniente rispetto a molti stipendi.
e quindi siamo noi che tra poco verremo a chiedere asilo e aiuto in Romania. Fino ancora un mesetto, dopodiché tornerò in Trentino per fare la stagione lavorativa come l'anno scorso. Mi sono trovato molto bene, quindi voglio tornare a fare la stessa cosa fino a settembre e poi ripartiremo per un nuovo fantastico viaggio.